fratelli, lo metto subito in chiaro. Oggi non farò il classico video, vi porto con me a conoscere X squadra. No, oggi il protagonista del video sarà una squadra nazionale. Quindi una squadra che non mi vedrà coinvolta emotivamente. Anzi, vi dirò, sarà proprio una nostra avversaria a Euro 2024. Nello specifico riguarderà addirittura l'esordio a Dortmund del 15 giugno. Chiaramente sto parlando dell'Albania. Stavo infatti guardando cosa fare in un weekend di pausa campionati e mi sono imbattuta in un Tardini completamente esaurito. Leggo Albania-Cile. Che fai? Non andiamo? Ci perdiamo questa sfida in salsa interista tra Aslani dell'Albania e Sanchez dell'Inter? La verità, diciamola, è che volevo vedere un po' più da vicino questa squadra, che 8 anni dopo la prima storica partecipazione al torneo si ripresenterà perché si è riqualificata all'Europeo. Quindi cosa c'è di meglio in un venerdì sera di marzo di andarsi a vedere la squadra sorpresa all'Europeo con una fortissima componente di Serie A? Beh, niente, venite con me. Si trattava di un'amichevole, quindi è anche normale un risultato del genere. L'Albania, nonostante ci fosse un pubblico davvero delle grandi occasioni, è chiaro che non abbia dato il meglio di sé, perché le amichevoli, soprattutto quelle internazionali, servono proprio a questo. Servono per provare la squadra, servono al tecnico per provare la squadra. Quindi parliamo un attimo della rosa dell'Albania, indipendentemente da questa partita, ma guardando l'ultimo anno. Parlo infatti dell'ultimo anno perché esattamente a gennaio del 2023 l'Albania ha cambiato allenatore. Silvinho infatti da lì ha cambiato registro, da un 3-5-2 è passato a un 4-3-3. In cui la difesa è sicuramente riuscita ad essere molto più compatta e ha fatto in modo quindi che i centrocampisti riuscissero a dare una grandissima mano in fase realizzativa. Infatti l'Albania non ha un unico grande bomber, ma tanti piccoli interpreti che sono in grado di trovare la rete. Basti pensare infatti ai migliori realizzatori, mettiamola così, che sono infatti Asani, non Aslani,
e Bairami del nostro Sassuolo. Ma soffermiamoci un attimo proprio su Asani. È un giocatore infatti nato nella Corea, cioè nella Corea, nella Macedonia del Nord, da genitori però albanesi. Nella sua carriera infatti ha iniziato giocando per le rappresentative della Macedonia, per poi essere convocato però nell'Under 21 albanese nel 2016. Da allora però, ragazzi, più nulla, completamente sparito, manco un gol in nazionale, chiaro. Eppure durante questa stagione i tifosi dell'Albania si sono completamente innamorati del suo sinistro. Le sue reti infatti sono state fondamentali per la qualificazione a questo europeo, frutto di potenza e tecnica. E lo hanno di fatto reso il grande trascinatore di questa nazionale. E questa è stata la grande risposta alla fiducia dimostratagli costantemente da Silvinho. Ma arriviamo a noi, arriviamo al gruppo italiano, al gruppo Serie A di questa nazionale, che è un gruppo davvero molto massiccio. Perché infatti la maggior parte dei giocatori essenziali per questa qualificazione europea giocano proprio in Serie A. Infatti, se notate, dal centrocampo in giù sono tutti giocatori sbocciati nel nostro campionato. C'è infatti tra i pali l'ex laziale Stracoscia, così come Berisha, i vari Isai, Ismaili, Jim City, vabbè, per non parlare poi del centrocampo, ok Aslani, che si è trasferito all'età di 2 anni a Pisa, ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare all'esordio in Serie A con l'Empoli, passando poi all'Inter nell'estate del 2022. Giocatore molto abile tecnicamente, dotato davvero di una grandissima visione di gioco. È giovanissimo, ma soprattutto secondo me può ancora crescere davvero tantissimo. E soprattutto rapidamente. Infatti anche Simone Inzaghi quest'anno l'ha capito. In questa stagione infatti lo sta impiegando con sempre maggiore continuità. E per l'Albania è imprescindibile. Ma ritorniamo alla rosa. Oltre ad Aslani abbiamo sicuramente Bairami, già citato prima, e Ramadani. L'unico reparto infatti senza, per così dire, italiani è l'attacco. Ma attenzione alla possibile chiamata di Cuni, giocatore del Frosinone. Chissà, magari. Concludo dicendo che è vero, in questa nazionale non ci sono dei fuori classe, però le motivazioni di questa squadra non mancano sicuramente.